Siamo intesi come singoli, come individui, ma come movimento principalmente. Una buona domanda, ci stiamo ancora riflettendo. E la giornata di oggi. Sì, penso andremo avanti ancora molto a lungo. La giornata di oggi, che è partita col corto Tutti Fuori, fuori concorso, che appunto mostrava le interviste a Grellini, Battaglia, tanti altri esponenti del movimento LGBT dieci anni fa ed oggi, il documentario che ci ha omaggiato Minerva, su Ottavio Mai, adesso presentazione di questa graphic novel, e poi stasera concluderemo con il film dedicato a Marcello Di Folco, storica attivista. Quindi una giornata pienamente inserita appunto nel nostro tentativo di riscoprire un po' le nostre radici, per capire anche come associazione, come singoli, cosa siamo e cosa possiamo fare. Quindi saluto qua Giovanni Minerva, che senza dubbio... Buonasera a tutti. Ciao. Grazie per l'invito. Mi fa piacere essere qui dopo vari tentativi di collaborazione andati a vuoto. Però io sono venuto a Cagliari, credo 20 anni fa, quando esisteva, non so se c'è ancora la CGA, non c'è ancora. È durata poco. Però ti raccontavo prima con Sergio, non ricordo esattamente, l'unica cosa che ricordo è un cinema antico, credo sia uno o due palle. Sì, c'è anche tu. Allora, facciamo un po' cosa ho fatto. C'è stato da parte dei fascisti, è stato l'ultimo. Io mi ricordo solo la proiezione di una di quelle due sere che sono stato qui. Un film che era uscito in quel periodo, Le relazioni pericolose. Mi ricordo solo questa cosa qui, questo cinema e la proiezione di quel film. Il resto lo ricordo più. D'altronde la vecchiaia porta anche a questo, no? E stavo dicendo grazie per avermi invitato, soprattutto per aver fatto vedere, mi avete fatto rivedere per la 50ª volta, credo, il documentario su Ottavio, che ovviamente mi... Grazie a te veramente sia per essere venuto, per questo gioiellino che ci hai regalato, che non era neanche i nostri pensieri, invece è stata una scoperta bellissima. Sì, in realtà l'ho infilato io quando mi avete chiesto di venire a presentare il libro. Ho detto, ma forse è anche interessante far vedere il documentario che racconta in parte quello che hanno raccontato Mattia con i suoi disegni e Elsie Perino, che ha raccolto un po', diciamo, interviste con le persone che hanno conosciuto Ottavio, eccetera. Sì, il documentario infatti ripercorre esattamente come la graphic novel
la storia di Ottavio. Non ripercorre tutto, perché ogni tanto ci viene in mente, ci vengono in mente tante cose anche rispetto a questo. Tante persone che Elsie non ha contattato, perché io non ricordavo che sarebbe da rifare. E, no, dico subito una cosa, sono molto contento di quello che è venuto fuori con questa cosa, perché per un motivo principalmente, il motivo principale per cui sono contento è che l'hanno fatto due ragazzi giovani e l'hanno fatto, credo, con tutto l'amore possibile. E Elsie, che l'ha scritto, sta continuando a scrivere, perché lei è impazzita per questa storia e sta continuando a scrivere, perché noi vorremmo fare un film. Tra qualche anno, quando andrò in pensione, magari lo farò direttamente io. Beh, è bellissimo questo, riuscire a usare diversi mezzi per ricordare, non so, una bella storia d'amore, perché comunque c'è anche la storia della tua vita, del vostro rapporto, certe persone siano state importanti per la storia d'Italia, non so, del movimento, perché Ottavio, con te avete creato qualcosa che è stato un unico probabilmente, perché ricordiamo, penso che tutti lo sappiano, siete partiti con le confessioni del fuori, il movimentismo e cos'era SEI, ma poi quando nell'86 avete creato da Sodomauli, cosa avete creato? Probabilmente il primo, potreste, il più importante festival LGBT in Europa e uno dei più importanti a livello mondiale. E questo a distanza di 30 anni continua a mostrare. Lo sento. Sento la fatica di questi 30 anni. Immagino. Ecco, potremmo partire da questo. Come siete passati? Nella graphic novel si vede un po' l'esigenza di Ottavio di fronte alla rappresentazione che veniva data agli omosessuali, l'esigenza di dare una visione differente. Come è nato in voi appunto questo desiderio? Cosa vi ha portato a diventare prima registi, attori e poi a creare questo importante festival? Allora, noi ci siamo conosciuti nel 77 e per ovviamente andavamo al cinema, Ottavio fa tanti cambiamenti di studi con l'università, aveva fatto anche cinema, quindi lo macinavamo il cinema, lo mangiavamo. Tutte le volte che andavamo a vedere un film a tematica, puntualmente uscivamo fuori e c'era sempre una discussione, sempre le solite storie. E io tutte le volte dicevo, fateli tu i film se non ti piacciono. E l'ultimo film che abbiamo visto, e io gli ho dato l'input, è stato Le occasioni di Rosa di Bisciscelli, e lì c'era un personaggio omosessuale, mi spiace dirlo delle volte, era una macchetta, un anziano ciccione, brutto, che pagava le marchette, e quindi anche lì è venuto fuori questo discorso. L'indomani mattina è andato a comprarsi la telecamera e da lì è partito il primo film. Il primo film, che era La storia di Piero. Dico il primo film perché per noi era un film. La storia di Piero, dalla vita di Piero, che era un po'. Noi abbiamo sempre lavorato sulle nostre storie, le storie che conoscevamo, non ci inventavamo tanto. Dalla vita di Piero era un po' la mia storia. Nel
il film si rappresentava un ragazzo che stava per sposarsi, invece io in realtà ho fatto anche quell'errore lì nella mia vita, mi sono anche sposato, però non ho voluto proprio. È stato quello che poi ci ha portato avanti, perché da lì, con quel piccolo film girato con una telecamera VHS, quindi con pochi mezzi, con attori che chiamiamo i puri attori, io ero l'attore principale, figurati, girando per i vari festival con il nostro film abbiamo capito che in realtà tanto cinema interessante, importante anche per il mio movimento non arrivava in Italia. Avevamo già capito qualche anno prima, quando avevamo organizzato all'interno del Fuori due rassegne, come dice Pezzana, nel film, anche con dei film a livello internazionale. E lì, a un certo punto, abbiamo fatto la proposta al nuovo assessore, che è arrivato con un nuovo centrosinistra, un nuovo assessore socialista, progetto che noi avevamo presentato già prima che lui fosse assessore, con l'assessore precedente che ovviamente non ha accolto la proposta. L'assessore, in questi casi Marzano, ha accettato il nostro progetto, non facilmente ovviamente, perché comunque noi eravamo due emeriti sconosciuti, non eravamo ancora due operatori culturali, quindi c'è stata una commissione. Ricordiamo, tu se non sbaglio macellaio, lui tassista. Se, io nasco macellaio, esatto. Continuo a fare il macellaio anche quando si faceva ancora già il festival, quindi ci serviva anche vivere, sopravvivere, quindi tassista l'ho fatto anch'io. Delle volte, quando lui non aveva voglia, un giorno andavo io, mi mascheravo da tassista, lo facevo perché non era possibile, praticamente. E ci furono varie riunioni con l'assessore. È stato necessario anche fare una sorta di comitato d'onore, quindi con personalità del mondo della cultura, del giornalismo cinematografico, eccetera. Partì il festival e siamo qui dopo 30 anni. Da lì un crescendo. Nel 2005 siamo nel Museo del Cinema, adesso da 10 anni che ormai siamo all'interno del Museo del Cinema, che questo in parte ha dato un input diverso, sicuramente mi ha tolto dei grattacapi, che non devo andare io continuamente dalle istituzioni a bussare la porta, a far fare la delibera, eccetera, anche se i problemi continuano ad esserci, tant'è che per il prossimo anno siamo ancora fermi, io non ho ancora un contratto. Sì, periodicamente leggiamo sulla stampa il rischio di chiusura, poi per fortuna rinasce. Adesso l'altro ieri si è smosso qualcosa, quindi forse la settimana prossima mi fanno il contratto e cominciamo a lavorare. E questo comunque è importante, indipendentemente dalle solite cose che negli ultimi anni soprattutto non è che riguarda soltanto noi, riguarda anche quelli che sono i problemi della Museo del Cinema, perché il Museo del Cinema non è che ha un contributo specifico per il festival, il Museo del Cinema ha un contributo per tutte le iniziative del Museo del Cinema, compreso il Torino Film Festival che c'è adesso a Torino, e lì poi decide il Consiglio di Amministrazione le varie iniziative come vanno supportate economicamente. È una cosa importante, sicuramente, e non, appunto, come dicevo prima, non devo andare io a chiedere i soldi ai vari assessori. Che tanto. Poi comunque dalla direzione del museo arrivano le telefonate, guardate
che i contributi sono più bassi dell'anno scorso, quindi tagliate un pezzo di là, tagliate un pezzo di là, quindi, ma quello è da 30 anni che lo facciamo, quindi non c'è problema. Mi interessa molto la chiave di lettura iniziale, il ribellarsi di fronte a come si veniva rappresentati al cinema. Secondo te quanto è cambiata adesso la visione? Perché noi, soprattutto con le ragazze, scherziamo molto quando riusciamo a trovare un film a tematica lesbica in cui non ci sono serial killer o morte, forse più di quelli gay fino all'inizio 2000 quella era ancora la rappresentazione classica. Vabbè, bisogna dire che ci sono poche donne lesbiche che fanno cinema, purtroppo, e quindi è facile anche incontrare quella parte lì. Ma anche adesso non è che se uno va, io l'anno scorso fra cortometraggi, documentari e lungometraggi ho visto mille film, non è che ci sono continuamente capolavori. Certamente è cambiata la visione di 30 anni fa rispetto ad adesso. È cambiato, ma delle volte mi sembra di dire fin troppo. Nel senso, io vedo dei film che ovviamente scarto, che potrebbero anche non esserci. Non capisco perché li fanno. Ma quello non riguarda solo il film a tematica LGBT, purtroppo. Sì, però siccome la produzione a tematica LGBT è aumentata negli anni, ripeto, l'anno scorso ho visto circa 1000 film, che poi io li vedo tutti, mi tocca vederli tutti, o anche se qualcuno vorrebbe non li vedessi tutti io, per non sceglierli soprattutto io, ma io li voglio vedere tutti. Poi c'è un confronto con i miei amici collaboratori, selezionatori, ma devo passare prima sul mio corpo. E no, sicuramente, quanto ad esempio in Italia qualcosa è cambiato, non moltissimo. Per me, proprio quest'anno, in occasione del Festival di Cannes, mi ha chiesto un pezzo per le film francesi sul cinema italiano LGBT. Non ho potuto citare tanti in modo positivo. Per me, non lo dico perché sono a Cagliari, una delle cose più importanti negli ultimi 10 anni il cinema gay l'ha fatto il signor che è lì. E non lo dico appunto perché sono qui, ma l'ho fatto vedere al festival, è partito da Torino, no? Ti ha portato fortuna Torino, ma gente potresti anche. E poi qualcuno dei registi che fa cinema di LGBT dice che i festival di questo tipo potrebbero anche non esistere. Sì, è vero che molti film ormai arrivano in sala, ma sappiamo con che difficoltà è. Sì, ma sappiamo anche, io dico, se da quando questo regista italiano ha detto questo, esattamente un anno fa, io non gli parlo più ovviamente, mi è venuta comunque dico sempre, c'è sempre qualcuno che fa il frocio con il culo degli altri, scusate l'espressione. Questo signore era Ferzan Özpetek, che ha avuto il coraggio di dire che i festival cinema gay potrebbero anche non esistere, e l'ha detto sotto casa mia praticamente. Lui era a Torino, a Torino Film Festival,
e non ha avuto neanche il coraggio di chiedermi scusa, anche se lui il giorno dopo ha cercato di smentire che la giornalista non ha capito bene le sue affermazioni e quindi eccetera. Però io non sono più amico di Alessandro. Sto cercando di fare in modo che gli tolgano le chiavi della città che hanno dato a Lecce, perché lui, Lecce è la mia città, e lui ha dato le chiavi della città perché ha girato il suo film lì.